Allora, buongiorno a tutta la redazione, buongiorno a chi sta lavorando alla parte tecnica e tutto il resto. Noi siamo pronti per raccontarvi questa prima parte, la piovra nera, stragi di mafia, diversione e le nuove piste. E proprio oggi Scarpinato, in una serie di interviste in Rai, ha raccontato della presenza di alcuni personaggi poco prima della stragi. Intanto c'è collegato con noi Enrico Bellavia, giornalista dell'Espresso, alla quale do il benvenuto in casa mia e che ringrazio, e lui sa perché è sempre molto generoso con me. Ciao Enrico, buon pomeriggio. Allora, chiediamo ad Enrico di aprire il microfono, altrimenti fatichiamo a sentirlo. E vediamo Questo è se ci vero, riusciamo. eccomi. Eccoti, adesso ti sentiamo. Ciao Enrico, Buon buon pomeriggio pomeriggio. a te e buon pomeriggio a chi ci ascolta. Allora, Grazie intanto dell'invito. grazie Enrico, sempre generoso nei confronti del sottoscritto e non lo do mai per scontato, e quindi grazie, grazie davvero di Ma cuore. ci mancherebbe. Buon pomeriggio all'avvocato Antonio Ingroia, ex magistrato del Pool in quel periodo, collaboratore stretto ed intimo di Paolo Borsellino. Buon pomeriggio Antonio. Buon pomeriggio a te e a Grazie. voi tutti. Grazie per essere con noi. Buon pomeriggio anche, adesso lo colleghiamo meglio, a Piero Messina che è collegato alla nostra redazione. Ciao Piero, buon pomeriggio. Ciao Massimo e un caro saluto a tutti gli ospiti e a chi ci segue per questa importantissima puntata di Casa di Nutella. In studio con me Nino Amadora, giornalista del Sole 24 Ore. Ciao Nino, buon Ciao, pomeriggio. ciao a Grazie per tutti. essere con noi. C'è un link che vi faccio vedere, il nostro Nino Amadori ha proprio raccontato che data era l'articolo. Lunedì mattina, sì, Lunedì lunedì mattina. mattina e usciva sulle pagine del Sole 24 Ore. Strage di Capaci, gli accertamenti sulla pista nera, rispuntano i verbali scomparsi, ma adesso argomenteremo. Buon pomeriggio a Paolo Mondani, giornalista e colui che ha, come dire, come si dice a Palermo, scummigliò una poco di cose. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. A chi... Grazie per essere con noi, intanto grazie anche per il racconto e per il coraggio. Intanto come stai? Parli con me? Sì, con te, con te. Direi che sto benissimo. Bene. Diciamo così che la perquisizione presente, annunciata e poi revocata, come dire, non mi ha provocato particolare. Bene. Senti, allora, guarda, non diamo mai per scontato che tutti debbano sapere. Chiedo a Piero Messina se fosse possibile di fare una brevissima sinossi di tutto quello che è successo. Prego, Piero. Vabbè, a me tocca fare un brevissimo, come si chiama oggi, lo spiegone del contenuto della puntata di report, ma anche dell'articolo di Nino Amadore. Che Sì. cosa succede? Si sta tentando di aprire una nuova pista di indagini, o comunque stanno uscendo fuori delle informazioni relativamente nuove rispetto alla possibile contaminazione da parte della destra eversiva nell'esecuzione delle stragi del 92. In realtà, quello che sta spuntando fuori è una trama che sarebbe andata avanti probabilmente sin dagli anni Ottanta. Infatti, Mondani nel suo report, nel suo servizio per report, spiega chiaramente come la preoccupazione del dottor Falcone e del dottor Borsellino sia arrivata ai massimi livelli quando iniziarono a comprendere che dietro l'omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella non ci fosse soltanto dietro la mafia, ma probabilmente c'erano delle forze oscure e tutto lasciava intuire che ci fossero appunto le forze dell'estrema destra eversiva, cioè le forze che hanno impregnato il paese negli anni 70 con la strategia attenzione. Questa è in sintesi un po' il racconto dal punto di vista analitico di quello che ha ricostruito Mondani, che si è avvalso di un'ottima squadra di collaboratori. Vorrei ricordare Marco Bova e Andrea Palladino, che sono due eccezionali giornalisti che, diciamo, hanno fatto tanta esperienza proprio in materia di indagini sul tema del contrasto alla mafia. Un altro dato importante che esce fuori sia dall'articolo di Nino Amadore sia dall'inchiesta di Mondani è la presenza a Capaci qualche mese prima della strage del 23 maggio del 92 di Stefano Delle Chiaie. E qui va fatta una brevissima riflessione. Per chi non lo sapesse, Stefano Delle Chiaie è un personaggio ritenuto sempre un po' la cerniera fra gli apparati dello Stato deviati e il terrorismo di destra. E senza contare le possibili contaminazioni con la massoneria, anch'essa deviata. Questo è in sintesi un po' il racconto, diciamo, quella che è la nuova
pista che è stata individuata da report, una pista che in realtà anche nel passato era stata battuta anche al dottor Ingroia, dell'inchiesta sistemi criminali, che dagli anni, a metà degli anni 90 ci raccontava della possibile contaminazione della massoneria nella gestione politica di un nuovo sistema per il nostro paese. Bene, grazie Questa, Piero. diciamo, la breve sintesi che ho cercato di fare. Grazie. Paolo, senti intanto la prima domanda. Quanto tempo hai lavorato a questo racconto, a questa inchiesta? È molto difficile dirlo perché ho lavorato circa 2 anni a ricostruire questa vicenda. Quindi gli ultimi 4 mesi sono stati particolarmente intensi, ma dura da 2 anni la ricerca. Senti, hai trovato tanti ostacoli, da 1 a 10 quanti? Non saprei definirtelo, ma certamente la curiosa e singolare vicenda della perquisizione a casa mia, che addirittura all'interno del decreto di perquisizione, io vengo a sapere di essere stato pedinato, intercettato e ripreso. Un giornalista del servizio pubblico che viene ripreso e viene detto anche che si deve prendere, si devono prelevare tutti i miei appunti e da un canto e dall'altro tutti i miei apparati informatici. Quindi, diciamo così, si attenta fondamentalmente alle mie fonti e alla possibilità che, come dire, io possa continuare questo lavoro. Le fonti sono non solo le fonti di Paolo Mondani, sono le fonti del servizio pubblico. E, insomma, io penso che bisognerebbe fare attenzione, insomma, sapendo che la CEDU, la Cassazione, su queste questioni delle perquisizioni a giornalisti si sono già ampiamente. Già ampiamente, hanno già ampiamente detto quello che una follia, Sì. che Senti insomma sono contrarie, che non è fatto. Paolo, ti dico brevemente, io non sono un giornalista, sono un semplicissimo conduttore, faccio questa trasmissione da 20 anni e vorrei raccontarti quello che è arrivato a me dal servizio di Report. Non Benissimo. essendo andato a fondo nelle carte, nei racconti, ci sono qui personaggi, giornalisti, tuoi colleghi come Bellavia e come il nostro ospite Nino Amadore, che sono molto più preparati di me, ma io da persona, da utente, da chi ha visto la TV si è fatta un'idea. L'idea che mi sono fatto è questa. La mafia, a quel tempo capitanata da Riina, Brusca e tanti altri, da noi erano visti come dei vaccari. Il vaccaro è colui che si occupa delle mucche, delle vacche. Il vaccaro è colui che porta a pascolare le mucche. Quindi, per sua formazione, un ignorante. Uno che non poteva oggettivamente organizzare una strage in quel modo e che quindi è stato aiutato da qualcuno che ne sapeva molto di più. Questa è l'opinione che mi sono fatto io guardando il tuo servizio. Ora non so se era questo che doveva arrivare, ma a me è arrivato questo e ci tenevo a dirtelo. Il mio racconto personale è questo. Chiedo ad Antonio Ingroia cosa è arrivato del racconto di Report invece. È arrivata, diciamo, una conferma di fonte giornalistica, forse lo dico con la visione del reduce, avendo fatto quelle indagini che non ebbero nessun sostegno né dall'informazione né da gran parte della magistratura del tempo, per dire le cose come stanno. E se fosse arrivato questa inchiesta di Mondani quando noi facevamo questa indagine, sarebbe stato un bel supporto. Io temo che questa bellissima, straordinaria, diciamo, inchiesta di Mondani, al quale io faccio i miei complimenti, sia per quello che ha trovato, e mi mangio le mani perché lui ha trovato quello che noi non trovammo, ed è un tema che andrebbe approfondito, sia per come l'ha raccontato. Perché vabbè, anche noi magistrati, io sono ex, però diciamo, noi magistrati facciamo delle narrazioni attraverso l'atto giudiziario, i giornalisti, voi giornalisti avete la capacità di fare la narrazione, diciamo così, nella forma dell'inchiesta giornalistica, avete narrato bene quello che noi passavamo per visionari. Quando dico noi, dico pochi magistrati, io, Scarpinato e pochi altri, sostenevamo
che era questa la pista che ci avrebbe dato la chiave per scoprire i mandanti cosiddetti occulti alle stragi. E devo dire che non solo dalla informazione ufficiale, ma anche da buona parte della magistratura, noi veniamo presi per pazzi o per visionari. E comunque, come dire, sono passati 30 anni, Mondani ha offerto dei risultati straordinari che poi dovranno essere valutati ovviamente in sede giudiziaria, ma diciamo la reazione più appropriata da parte della magistratura, diciamo oggi che non sono più magistrato posso anche dirlo in modo più schietto le cose, la reazione più appropriata era di chiamare Mondani e farsi dare una mano per fare indagini che non sono state fatte. Non mandare. Senti Antonio, scusa se ti interrompo, prima di andare da Bellavia e poi da Amadore e poi facciamo un paio di domande. Fammi finire però Massimo. Ah, finisci, perdono. Cioè, vai. Stavo arrivando al clou. Vai al clou. Il modo in cui andava accolta questa indagine di Mondani non era quella di mandargli una perquisizione a casa, poi diciamo in modo più o meno diciamo approssimativo, se non grottesco, la si è revocata qualche ora dopo quando era montato il caso. Diciamo, questo è il quadro dell'Italia di oggi, nel quale diciamo grazie a Mondani, ma siamo molto preoccupati dell'approccio che la magistratura ha dato alle cose che Mondani ha spiegato. Dopodiché, per carità, vanno prese, come suol dirsi, cum grano salis, perché ci sono alcune fonti che ha citato Mondani nel suo servizio, che non sono sicuramente oro colato, ma Mondani lo sa e anche del suo servizio lo si è detto. Chiuso, senti, scusami Massimo. Rispondimi solo sì o no. Nel servizio di report, il pentito, di cui non ricordo il cognome, aiutami Nino per favore, Paolo mi aiuti. Lo Cicero? Lo Cicero, esatto. Lo Cicero? Esatto, Lo Cicero, perdonatemi, vuoto di memoria. Ecco, si racconta che Lo Cicero incontrò Borsellino al Palazzo di Giustizia, lo racconta l'ex moglie, la compagna. Ecco, tu che eri palmo a palmo con Borsellino, ne sei a conoscenza di questo incontro? No, non ne sono a conoscenza, perché altrimenti diciamo anche nei mesi successivi avrei acceso un riflettore di più sulle dichiarazioni dello Cicero. Sì. Paolo, volevi intervenire? Ho visto. No, dico il fatto che io non lo sapessi non significa che l'incontro non ci sia stato. No, che c'entra, però, era solo per saperlo. Però devo dire che queste alcune verità che vengono fuori 30 anni dopo, compresa anche le dichiarazioni di Lo Cicero, che mi pare non sono mai state date in questi termini all'epoca, perché altrimenti, se così fosse, io avevo delle chiaie indagato assieme a Roberto Scarpinato dell'indagine del sistema criminale. Se ci fosse stato qualcuno dentro la procura che avesse avuto queste dichiarazioni su delle chiaie e non ce l'avesse passato, sarebbe stato criminale il magistrato che non ce l'ha passato. Ma io non credo che siano andate così le cose, e so che sullo Cicero fondatamente molti dubbi sulla sua attendibilità all'epoca furono sollevati, come anche su Sparacio, che è un altro collaboratore che è stato citato, ma non volevo entrare diciamo nel merito del dettaglio. Io dico però che nella inchiesta anche dell'opera di collage che ha fatto di varie informazioni, alcune certamente secondo me altamente attendibili, altre da valutare, che ha fatto Mondani, c'è tantissimo e che rafforza la ricostruzione che noi vent'anni fa avevamo fatto. E vado da Amadore, che se ne è occupato lo stesso giorno sul Sole 24 Ore, più o meno. C'è qualcosa che non collima con quello che ha fatto il tuo collega Mondani? No, lui ci ha lavorato di più, ha fatto un grande lavoro e quindi aveva anche le carte, insomma, e quindi ha fatto un lavoro. Io ho raccolto delle informazioni, come dire, molto rispetto a quello che ha fatto lui, sicuramente in superficie, però certo una delle informazioni è che Borsellino aveva dato delega ai carabinieri per fare delle verifiche, e questi verbali che rispuntano, evidentemente queste carte che rispuntano, evidentemente
c'erano, da qualche parte dovevano essere. Se non ho capito male, Paolo mi conforterà in questo ragionamento, che sicuramente se ne sa più di me da un punto di vista di riscontro, di riscontro allora pratico. E poi sicuramente qualcosa non torna in tutta questa vicenda. Forse al dottor Ingroia e a Scarpinato non è stato dato tutto, cioè probabilmente gli è stato dato una parte, ma l'altra parte è che da quello che si capisce Borsellino aveva avviato un lavoro di verifica sulla presenza dei fascisti a Capaci, evidentemente è sparito qualcosa e chissà cos'altro c'è ancora. Sì, Enrico, prego, a te il compito di dire la tua. Ti ho visto silenzioso, attento, quindi... No, ascoltavo con grande attenzione. Intanto, sì, diciamo una cosa di fondo. Noi siamo dei costruttori di tessere di un mosaico e trovo estremamente sgradevole, e uso sgradevole per carità di patria, che si faccia la rincorsa a smentire un collega prima ancora di aver capito esattamente di che cosa stiamo parlando. Paolo Mondani ha fatto un lavoro egregio, ha messo insieme pezzi di ricostruzione, dandogli una loro coerenza logica e peraltro assolutamente coerente con una ricostruzione giudiziaria che era arrivata all'archiviazione, parlo di sistemi criminali cui faceva riferimento prima Antonio Ingroia, che era assolutamente plausibile. Ora, nel complicatissimo e contorto comunicato di smentita della procura di Caltanissetta, che obbedisce a logiche interne, a guerre tra procure, insomma a rivalità tra magistrati, a preoccupazioni di indagini che si inquinano prima ancora di partire, insomma robe così, ci vedo intanto rispetto al giornalista colpito un carattere intimidatorio, e questo è inaccettabile, perché se tu provi a sequestrarmi tutto quello che è il mio lavoro, vai a mettere il naso nel rapporto fiduciario che io ho con le mie fonti e con i meccanismi con cui formo il mio lavoro, e questo è inaccettabile. Nessuna autorità giudiziaria può farlo se non vestendo panni di prevaricatore. Questa per la prima questione. La seconda questione: ho visto i giornali che o hanno taciuto su questa vicenda o sono corsi a dire è un depistaggio, si stanno inquinando i pozzi e robe di questo genere. Allora, la pista nera esiste da tempo immemore, ormai quasi è più di 20 anni fa fu avviato l'accertamento sulla pista nera con qualche fondamento. Io ricordo che quando parliamo della strage di Capaci facciamo sempre riferimento all'artificiere Pietro Rampulla e diciamo un mafioso ordinovista, cioè uno che faceva militanza nell'estrema destra. Il fatto che spunti il nome di Delle Chiaie, non ho elementi per dire quanto di nuovo e quanto di robusto ci sia e quanti passi avanti possiamo fare, ma credo che neanche questo volesse Mondani. Mondani voleva rappresentare semplicemente che esistevano delle carte che erano sparite, che sono riapparse e che forse vanno valutate, e che io trovo che sia importante valutarle, soprattutto alla luce del pregresso. Quella indagine sistemi criminali partiva da un momento preciso nella storia di questo paese, quando la mafia decise di farsi un proprio partito, le Leghe Meridionali, e avviò una serie di contatti con il mondo calabrese nel quale Delle Chiaie era molto ben inserito e aveva rapporti con il mondo della massoneria. Arrivavamo a Licio Gelli, era tutto un contesto molto robusto di acquisizioni che però non portarono a grandi risultati sul piano investigativo giudiziario pratico, ma quello scenario rimane intatto, quello scenario c'è. Pietro Rampulla, l'artificiere, secondo il racconto dei collaboratori di giustizia, è quello strano personaggio che consegna il telecomando, come dire, dal suo punto di vista partecipa al colpo della vita, perché è l'attentato più eclatante, più importante, partecipa a tutte le fasi progettuali dell'attentato e poi il giorno dell'attentato dice scusate, ho un impegno e non partecipa, e nessuno dice niente.
Allora, secondo me, i collaboratori di giustizia che raccontano dal punto di vista di Cosa Nostra quello che è successo, o non la conoscono tutta la storia, o non ce la raccontano tutta. Io penso la seconda. Paolo, Ora, senti, che si sì. faccia sulla base di questa, si cominci a poi fare le solite elucubrazioni sull'esistenza o meno del terzo livello, lo trovo francamente un esercizio assolutamente retorico e inutile. Non c'è un'eterodirezione della mafia, cioè la mafia non prende ordini e questo l'abbiamo abbondantemente capito, senza citare a sproposito Falcone, ce lo avevano insegnato, diciamo, i padri fondatori della lotta alla mafia e questo ce l'abbiamo chiaro, ma non capiremmo che cos'è Cosa Nostra se non la considerassimo più o meno una sorta di network criminale che se ha bisogno di riciclare il denaro reperisce colletti bianchi. Se ha bisogno di esplosivo, trova artificieri. Se ha bisogno di contatti con i servizi segreti, li trova. Ok. E non sono contatti episodici, sono strutturali, sono funzionali al mantenimento in vita dell'organizzazione. Ci sono pezzi da 90 che stavano dentro i servizi segreti. Non è Sì. che avevano la Allora, doppia obbedienza senza sì. alcun problema. Allora, intanto Paolo, ti giro un messaggio da Daniela, siamo anche in diretta sui social, dice Paolo, grazie per lo splendido lavoro, un abbraccio di solidarietà a tutta la squadra di giornalisti, sembra l'ennesimo tentativo di scardinare il terzo contrappeso della democrazia. Ci sono tanti messaggi che arrivano in tal senso e te li giro, ho letto questo su tutti. Senti Paolo, ma ecco, quando è finito il servizio, no? Immaginavo la scritta to be continued, come solitamente si scrive nelle serie Netflix, ma ci sarà un to be continued o hai finito là? Ma quale è finito là? Abbiamo ancora moltissimo e abbiamo solo cominciato. Voglio dire qualcosa rispetto alle cose che sono state dette prima. Prego, prego, hai tutto il tempo che vuoi. Numero uno, ha perfettamente ragione Antonio Ingroia. È stato, io penso, assai doloroso, non solo per loro, per noi giornalisti, per il paese, il fatto che nel 2001 fosse avviata l'indagine e sistemi criminali, della quale voglio ricordare Stefano Delle Chiaie era indagato e si era ricostruito con grande intuizione una vicenda politica di quegli anni, la vicenda politica insomma che tendeva a destabilizzare e a rompere l'Italia, la quale Delle Chiaie si era infilato con fine preciso. Lascio lì e mi fermo qui, ma fu una cosa grave. A Enrico voglio dire che lui è stato colui che ci ha raccontato la storia di Francesco Di Carlo, di come la vita. Ci ha raccontato del rapporto tra Cosa Nostra e servizi. Qui non stiamo parlando di Vaccari, stiamo parlando di gente di grande livello, gente intelligente. Sono anni che si parla di ruolo di Carlo, di Gioè, di uomini penso, che avevano come, quasi quasi, diciamo così, uomini che avessero una doppia chiave. Un doppio ruolo dentro Cosa Nostra, ma in rapporti forti. E devo dire che Stefano Delle Chiaie fu un po' questa cosa qui, diciamo così. Stefano Delle Chiaie è stato a lungo un infiltrato per intossicare la vicenda politica, terroristica, la vicenda investiva italiana. Uno addestrato ad infiltrarsi per intossicare. E detto questo, voglio solo concludere dicendo una cosa su Alberto Lo Cicero. Alberto Lo Cicero inizia a parlare alla fine del 1991 con due carabinieri, due giovani carabinieri, che ebbero l'avventura, la sventura, la fortuna, visto che hanno molto cara quella storia, di beccare, diciamo così, la pista giusta su Capaci, o un pezzetto della pista giusta su Capaci. Perché poi avevano visto quel parente di Mariano Tullio Troia, che era Antonio Troia, e poi con una serie di soggetti che intorno a Capaci poi avevano avuto un ruolo nella vicenda della strada, che avranno un ruolo anche nella successiva. Questo comincia a parlare e diventa collaboratore di giustizia intorno a luglio del 1992. Nel primo periodo
riempie i cosiddetti colloqui investigativi, verbali di sommaria informazione. Solo dopo riempie verbali che sono ufficiali. E allora è curioso che la procura di Caltanissetta a me chieda o dica, contesti. Mi sentite ancora? La Sì, siamo tutti qua in silenzio ad ascoltare. procura di Caltanissetta mi contesti rispetto alla credibilità di Alberto Lo Cicero, che nei verbali ufficiali Alberto Lo Cicero queste cose non le ha dette, non ha parlato di Stefano Delle Chiaie. Ma dopodiché, nel decreto di perquisizione, mi chiede però di produrre i verbali di sommarie informazioni, quelli precedenti di Alberto Lo Cicero, quelli nelle quali Alberto Lo Cicero queste cose le mise a verbale e arrivarono anche delle informative, furono fatte le informative. Qui io penso con molta, con nessuna presunzione, penso che su questa vicenda ha ragione Scarpinato quando dice che siamo di fronte a una sorta di depistaggio continuo, e cioè a dire che secondo il mio punto di vista occorre capire perché le cose di Lo Cicero dobbiamo prenderle. Dobbiamo analizzarle 30 anni dopo e non allora, o almeno poco dopo di allora, se pensate che addirittura la Direzione Nazionale Antimafia, responsabile, insomma, il numero uno era Pietro Grasso, nel 2007 risente la Maria Romeo, ex compagna di Lo Cicero, e lo stesso Alberto Lo Cicero, che era ancora vivo in quel periodo, e confermano le stesse cose. E tutto rimane fermo. E allora basterebbe capire perché, diciamo, basterebbe rendere pubblico il perché o rendere evidente il perché di tutto questo, no? Alberto Sì. Lo Cicero, a proposito della credibilità di Lo Cicero, voglio solo dire che Lo Cicero fu immediatamente, come posso dire, non amato da alcuni magistrati per qualcosa di assolutamente forse naturale. Cioè Lo Cicero riteneva che suo cugino, famoso killer, il Bonanno che aveva ucciso il capitano Basile, quello di Monreale, insomma, non fosse stato effettivamente ucciso Lupara Bianca a Milano qualche anno dopo la morte del capitano Basile, ma in realtà fosse vivo perché lui l'aveva visto e l'avevano visto, i carabinieri lo verificheranno successivamente, anche i parenti stretti di questo Bonanno. Questa cosa non piacque, diciamo così, e posso capire perché se i pentiti, i collaboratori di giustizia non incrociano, diciamo così, le loro dichiarazioni, diventa molto complicato per la magistratura uscirne vincente. Ma forse sarebbe stato meglio andare avanti, voglio dire, approfondire ancora. C'erano altri pentiti che ritenevano invece, ma l'avevano saputo solo derelato, che il Bonanno fosse morto. E da lì nasce, mi viene raccontato, il sospetto in un magistrato della procura di Palermo dell'epoca, che prese in carico Lo Cicero, che non fosse, diciamo così, perfettamente credibile. E in realtà successivamente lo fu, e fu dichiarato tale anche perché sulla base delle sue dichiarazioni furono fatte tutta una serie di operazioni, una serie di arresti molto importanti. Insomma, io non voglio giurare, voglio solo dire, si faccia quello che è possibile a 30 anni di distanza e lo si faccia bene, insomma, nei limiti del possibile. Oppure non si lavori a dichiarare che l'impegno, il lavoro, l'attività dei giornalisti è un'attività da porre immediatamente in sospetto. Ho la tentazione di dirvi quello che mi è successo un mese fa, lo Allora ti farò con prego molto. diccela, se puoi, se non è, Un mese fa come dire, fui troppo convocato dalla personale. procura di Caltanissetta per capire perché io stavo facendo delle interviste. Siccome non avevo mandato in onda nulla, non avevo scritto nulla, chiesi a loro se l'ordinamento nostro prevede che sul giornalista sia fatto un lavoro preventivo su quello che sta pensando, sulle fonti che sta incontrando, sulle interviste che sta facendo. E opposi il segreto professionale su tutte le cose che mi riguardavano. Mi fu risposto che se io avessi mandato in onda alcune di quelle cose mi avrebbero smentito, prima ancora di sapere cosa avrei mandato in onda. E insomma, diciamo così, non è gradevole da parte di un giornalista subire un trattamento di questo tipo.
e poi scoprire su un decreto di perquisizione, come vi ho detto, di essere stato seguito, filmato, pedinato, ascoltato. Non so più, insomma, diciamo così, se questo ha senso. Io non voglio fare la vittima, perché non me ne importa nulla. Può essere che sia naturale, che sia così, può essere che sia normale, che sia così. Perché mi fu detto, tra l'altro, in questo incontro, ma lei non rischia di bruciare le indagini? E io risposi, bruciare le indagini che non sono state fatte per 30 anni? Spiegatemi un po' che cosa significa bruciare delle indagini non fatte per 30 anni. Vabbè, me la smetto. No Paolo, scusate. Però intanto grazie. Aspetta, ha detto una cosa però, prego. Paolo, che nel servizio non aveva raccontato, cioè che lo Cicero venne riascoltato nel 2007 dalla Direzione Nazionale, sì. Quindi nel 2007, giusto? Ho capito bene Paolo? Nino, guarda, io tante cose non le ho dette perché lo so, però, è la drammaticità. Però questo è fondamentale, questo passaggio, mi pare. No, è la drammaticità dello spazio, io non riesco a dire tutto, potrei raccontarti anche di altro, o di altre intuizioni che poco hanno senso, insomma, di altri fatti sui quali torneremo prossimamente, perché ovviamente è una storia alla quale teniamo. Ho visto Antonio Ingroia sorridere su più passaggi, Antonio. Sorriso amaro, per la verità. E, vabbè, qual è la verità? Purtroppo, secondo me, la verità conferma che ormai nel nostro paese, dalla magistratura tutta o quasi, o comunque quella che oggi riveste ruoli di vertice negli uffici nevralgici, c'è una verità che io definirei una verità di Stato, che è sulle stragi. Non ci sono mandanti esterni, non ci sono altri responsabili al di là della mafia. Non voglio dire, come mi verrebbe da dire, che siccome questa verità di Stato è stata protetta da depistaggi di Stato, significa che tutto c'è una conferma che quelle furono stragi di Stato. Insomma, sarebbe uno slogan semplicistico e semplice. Però non la escludo come scenario, ovviamente. Soprattutto alla luce di quello che Mondani ha scoperto da ultimo. E quindi il tema è, purtroppo, non mi sorprende, non mi sbalordisce, che siano stati posti in essere degli atti giudiziari sulla cui legittimità si può ampiamente discutere, che hanno sostanzialmente un contenuto intimidatorio, come hanno avuto contenuto intimidatorio quello che hanno contenuto intimidatorio nei confronti di Mondani e di altri giornalisti, dei pochi coraggiosi che continuano a occuparsi di questi terreni, che sono terreni minati, sono stati già posti in essere nei confronti di magistrati. Ora, io non voglio oggi cogliere l'occasione di sparare a zero su miei ex colleghi. Mondani ha citato attività istruttoria che confesso di non conoscere, che era stata svolta dall'allora procuratore nazionale antimafia, il dottore Grasso, che quindi ha acquisito informazioni che certamente avrebbe dovuto trasmettere al procuratore di Palermo. A me non risulta siano mai stati trasmessi, che riguardavano questi temi e queste tematiche. Quello che so è che lo stesso dottore Grasso, quando era procuratore di Palermo, era quello che un giorno sì, un altro giorno pure, mi spingeva, mi sollecitava per archiviare questa indagine del sistema criminale, perché era un'indagine che non poteva andare da nessuna parte. Diciamo, non credo che sia una rivelazione, credo averla già raccontata in alcuni libri. Il tema è che il nostro paese a livelli una certa verità non le vuole sentire. E quindi Mondani è un visionario, come siamo stati visionari io e Scarpinato 20 anni fa. Beh, allora chiedo a Bellavia e ad Amadore, visto che sono giornalisti. È più a Bellavia che ad Amadore, che è più bravo. Però devo dire una cosa contro le cose che diceva Mondani invece, riguardo lo Cicero. Sullo Cicero io ricordo, però Mondani magari l'avrà verificato, io ricordo che non solo c'è la faccenda di Bonanno, ma c'è anche quella di Provenzano morto, cioè che lo Cicero disse che Bernardo Provenzano era morto.
Questo è stato per quello il mio ricordo, il motivo principale per cui, pur non essendo mai occupato di Lo Cicero, non l'ho mai tenuto in granché considerazione. Tanto che Provenzano se l'è fatta franca dall'ordinanza di custodia cautelare dell'omicidio Lima, proprio perché i colleghi che si occuparono dell'ordinanza Lima ritenevano, prendendo per buono inizialmente Lo Cicero, lo ritenevano morto, e l'abbiamo dovuto recuperare noi 20 anni dopo, quando abbiamo fatto l'ordinanza di custodia su mio specifica indicazione, abbiamo fatto l'ordinanza di custodia cautelare per Provenzano dell'omicidio Lima, che poi è la ragione per la quale il processo trattativa è arrivato davanti alla Corte d'Assise anziché di un tribunale ordinario. Quindi, diciamo, non è che Lo Cicero sia fosse oro colato, questo diciamo. Paolo, vuoi rispondere? No, ma no, insomma, okay. Perché rispondere? Okay, okay. Io faccio giornalista e giustamente di fronte alle, non alle opinioni, ma ai fatti bisogna rapportarsi in termini concreti, verificare. Io posso solo dire che percettivamente, per le cose che ho letto di questo Lo Cicero, che ovviamente non ho mai conosciuto, mi pare molto preciso e nettissimo quando si tratta di raccontare cose che lui, delle quali lui è direttamente il testimone. Immagino come tutti coloro che hanno da testimoniare qualcosa. E in questo caso, diciamo così, il ruolo delle chiaie è, insomma, diciamo così, qualcosa che lui ha visto di persona. Per quello che riguarda la questione di Provenzano, io penso che lui, essendo un guardaspalle, l'autista di un boss, insomma, diciamo così, potesse forse ripetere ciò che aveva sentito, ma poco di più. E quindi tutte cose sulle, certo, quali andranno fatti degli approfondimenti, perché è, certo, evidente, certo, che, diciamo così, poi, come dire, Ingroia molto meglio di me sa che in quegli anni i primi collaboratori di giustizia, insomma, per sentirsi creduti, insomma, avevano bisogno anche di alzare un po' la posta, di raccontare cose che sembravano importanti. Sì, Lo Cicero, sì, la prima cosa che fa, e che conferma anche nei verbali successivi, quelli, cioè quando diventa collaboratore di giustizia, è parlare dell'onorevole Lo Porto, di Guido Lo Porto, dicendo che Lo Porto era praticamente di casa da Mariano Tullio Troia. E poi l'inchiesta su Lo Porto, io, insomma, diciamo così, ora non sono in grado di ricostruirla, insomma, non l'ho ricostruita precisamente, ma certamente queste sono cose delle quali lui può parlare, ma di Provenzano penso che, come dire, sostanzialmente potesse dire semmai qualcosa che aveva sentito, diciamo così, mentre fumandosi una sigaretta guardavano i boschi che mangiavano. Allora, torno da Bellavia e da Nino Amadore. Da colleghi a collega, ce l'hai una curiosità da chiedere a Paolo, Enrico? No, non ce l'hai. Okay. Perché parto dal presupposto che un giornalista, se ha qualcosa da dire, lo scrive, lo dice in televisione, non è che risponde alle mie domande. E poi, come diceva un mio vecchio direttore, se i giornalisti si mettono a intervistare i giornalisti, il giornalismo, chiaro, è finito. Io ci ho provato. Quindi io cerco di rimanere fedele a questa regola. Detto, senti, questo, però, rispetto, con molta attenzione il lavoro di Paolo, lo rispetto, spero sempre che combaci col mio. Se non combacia col mio, dico che mi chiedo sempre dove avrò sbagliato. Non penso che abbia sbagliato l'altro, e questo, okay, è il mio atteggiamento, okay, rispetto alla questione, per cui forse non se ne parla molto di quello che faccio io, ma insomma, è questo il mio atteggiamento. Verissima la cosa che ha detto prima, ha ricordato prima Paolo, a proposito dell'inchiesta sull'onorevole Guido Lo Porto. Venne fuori proprio dalle rivelazioni di Alberto Lo Cicero che Mariano Tullio Troia era in realtà imparentato con Guido Lo Porto, e Guido Lo Porto fu sospettato di essere stato sostenuto elettoralmente da Mariano Tullio Troia, con il quale condivideva peraltro una comune ideologia neofascista. E Guido Lo Porto viene da un mondo anche di un'estrema destra estremamente, diciamo, esuberante, mettiamola così. Ricordo una vaga inchiesta, una lontanissima, sì, inchiesta su un poligono di tiro nei pressi di Palermo, dove si esercitavano quelli che poi alcuni sarebbero confluiti nel movimento sociale con una rispettabilissima carriera politica. Altri invece avrebbero seguito altre strade, penso a Pierluigi Concutelli. Poi c'è tutto questo mondo della Galassia Nera,
perché Rampulla era ordinovista. Qui con delle chiaie ci spostiamo ad Avanguardia Nazionale, ma Bellini, Paolo Bellini, l'uomo chiave di Bologna e dei rapporti con Nino Gioè, è un avanguardista. E quindi dentro questa galassia nera c'è molto magma e ci sono frequentissimi contatti mediati dai servizi, se di mediazione vogliamo parlare, se non di, come dire, cointeressenza organica, con il mondo di Cosa Nostra, che è vitale e forte ed è capace di mettere in piedi un'operazione militare come quella di Capaci e poi anche come quella di Via D'Amelio, solo e perché ha a disposizione un apparato strepitoso, straordinario. Non li pensiamo come vaccari perché sono ignoranti, perché parlano un italiano pessimo. Sono capacissimi di mettere insieme reti di relazioni pazzesche. Il Di Carlo, di cui parlava prima Paolo Mondani, ma quello parlava l'inglese molto meglio dell'italiano, sapeva muoversi benissimo in Gran Bretagna, poteva, e anche in Francia, poteva muoversi senza alcun problema. E non era certo il grado di istruzione che faceva la differenza, era la capacità di relazione. Al castello di San Nicola l'Arena frequentava tutti e frequentava soprattutto il generale Santovito, che era il capo dei servizi. Ma di che cosa stiamo parlando? E dopo 30 anni, non è più neanche materia giudiziaria. Questa ci fanno i libri di storia negli altri paesi seri, dopo 30 anni sulle cose. Non ancora le indagini e inseguono i giornalisti, anziché darsi testate al muro e dire dove sono queste carte, perché non le abbiamo viste prima. Non Se si lo chiedeva seguono i prima giornalisti. Ingroia e peraltro era rammaricato di non averlo fatto prima lui, l'ha detto lui peraltro. No, Te Paolo, prima di l'avessi lasciar... avuto. sì, Paolo, prima di lasciarti, so che hai un treno da prendere. Ti faccio una domanda, è un po' un piccolo gioco, cioè prima ti faccio una domanda e la domanda è questa: quando la sapremo la verità, virgola, chi è stato, punto interrogativo, tra quanti anni mi potrai rispondere a questa domanda? Ma io credo che proprio non riuscirò a rispondere a questa domanda, perché credo che abbia ragione Ingroia. Cioè a dire, noi potremmo farci bastare forse qualcosa in più dell'io so pasoliniano, no? Come dire, ormai ci sono troppi fatti che ci fanno capire che si va ben oltre Cosa Nostra nella cogitazione della fase stragista. Io dico qualcosa in più, insomma, dico che esiste un filo conduttore tra le fasi stragiste di questo paese, e un filo conduttore che non è solo determinato dai sistemi criminali, come ha detto bene e come fecero bene Ingroia e Scarpinato a indagare, ma anche da qualcosa che il sistema criminale immediatamente non sembra e non appare. E, insomma, non sono molto convinto che si giungerà alla verità. La verità è una dura lotta, questa è la mia concezione. E ogni volta che ne tiriamo fuori un pezzetto, sappiamo che è il pezzetto dal nostro punto di osservazione. Poi Enrico o Nino Amadore si mettono da un altro punto di osservazione e ne vedono un altro pezzo. La verità dei giornalisti è come il lavoro degli storici, non finisce mai. In questo caso, devo dire la verità, anche per il fatto che. Per il fatto che ha a che fare con la parola magica che dicevamo, che pronunciavamo prima, quella del depistaggio, noi non abbiamo depistaggi in atto ancora, io credo. Ha ragione Scarpinato quando dice che Capaci e Via D'Amelio sono ancora ferite aperte in atto. E quindi in atto ci sono ancora depistaggi da questo punto di vista. E quindi la vicenda di Lo Cicero e questa storia delle chiaie, beh, insomma. Se hanno grande coraggio gli investigatori che stanno approfondendo questi tipi di aspetti e se riusciranno a ottenere i documenti che forse trovano, forse no, forse troveranno fra un po', forse qualcuno glieli nasconderà. Insomma, voglio dire, se faranno esattamente come sistemi criminali un grande e straordinario decreto d'archiviazione nel quale ricostruiranno un importante pezzo di storia, io penso di poter sentirmi soddisfatto. Senti, ma Cioè se tu saremo potessi, avanti rispetto all'io so pasoliniano.
Senti, un'ultima curiosità, poi ti lascio ad una riflessione di Amadore per chiudere. E se tu potessi fare una sola domanda, una sola, ad un pentito, ad un boss che è morto, ad un politico che non c'è più, a chi faresti una domanda? Parli con me? Sì, sì. Sono troppi i soggetti, non credo che con dai, una domanda risolverei il Busillis, diciamo così. No? Potrebbe essere Gioè. Potrebbe essere? Gioè, Nino Gioè. Se fosse vivo Nino Gioè e se avesse potuto parlare Nino Gioè, visto che aveva annunciato che avrebbe voluto collaborare con la giustizia, e a Roma c'è un'inchiesta in corso da parte del pubblico ministero Luciani su questa vicenda ancora, io penso che sarebbe stato, voglio dire, Gioè ci avrebbe dato grandi soddisfazioni, io immagino. Mi piacerebbe far dire un pezzetto di verità brusca, però, perché quando la televisione francese qualche anno fa racconta che Gioè gli dice per tre volte schiaccia, 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 e lui non schiaccia, nel frattempo il momento che schiaccia il pulsante del telecomando, la zecca, e devo dire che cioè, quel racconto è talmente incredibile dal mio punto di vista che ho, insomma, il racconto del pulsantino fatto da Brusca ad Arte francese è qualcosa di pazzesco, devo dire. E quindi se potessi chiedere a Brusca per favore 20 secondi di verità, insomma, sarei contento di sapere come era andato. Enrico, a tu a chi la faresti una domanda? Vedi, parlando poi abbiamo trovato Brusca, Bellavia, poi Amadore e poi vi lascio. Al capo della polizia a Parisi, mi piacerebbe. A Parisi, bravo. Cosa chiederesti? Mi piacerebbe, per esempio, perché continuò a coltivare il rapporto con Contrada, perché telefonò a Tinebra e gli impose Contrada per fare le indagini su Via D'Amelio. Insomma, cose così. Ok, Amadore? A chi la farei? Sì. No? Io ero Gioè che l'ho suggerita a Paolo. Ah, Gioè era lo stesso, va bene. Senti, Ingroia, una domanda che non hai fatto e che vorresti fare oggi a qualcuno di quelli che hai, non ti dico intervistato, ma in qualche maniera indagato, incontrato. Guarda, condivido con Mondane, sono troppi, soprattutto, ahimè, già defunti, perché io in questo sono un po' pessimista rispetto alla tua domanda a Paolo e le prospettive di scoprire la verità. Io penso che la verità non si scoprirà. Io penso che c'è stata una fase storica in cui potevamo essere vicini, quell'indagine del sistema criminale è stato il massimo punto in avanti dal quale siamo arrivati. Era il 2001, ricordiamo che il presidente emerito Francesco Cossiga del tempo, che è stato citato anche nell'inchiesta di Mondane da quello che fu un mio testimone del tempo, Antonio D'Andrea, si scatenò contro il sottoscritto perché avevo osato mandare presso gli archivi dei servizi segreti a cercare carte che riguardavano anche lui e i contatti sulla massoneria, la P2. Era in quel 2001 quando si è fatta l'archiviazione il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che era un tesserato della P2, era capo del SISD il generale Mario Mori, poi diciamo coinvolto in altre vicende, in altri misteri. Quindi in quale contesto abbiamo fatto le indagini prima e quale magistratura è stata consegnata oggi dopo una sorta, scusate il termine brutale, di pulizia etnica che è stata fatta dei magistrati che osavano alzare leggermente il livello delle indagini. Il quadro oggi è desolante e voglio dire, questo raddoppia il coraggio dell'inchiesta di Mondane, di Ranucci e del gruppo di Report. Paolo, ultimissima domanda, una curiosità personale. Dicevi prima che il Report è chiaramente come la mia dei tempi televisivi, quindi bisogna stare dentro. Ma se tu avessi potuto lasciare tutto, quanto sarebbe durata la tua ce l'hai un'idea? Non lo so, forse 2 ore e mezza. 2 ore e mezza, vedo Bellavia sorridere. Rispettando i tempi televisivi, in questa specificissima storia, forse me la sarei cavata con 2 ore e mezza. 2 ore e mezza con i tempi televisivi. Non è pensabile una roba di 2 ore. Beh, figuriamoci, immagino. Senti, può fare una serie tipo Netflix. Magari adesso
Netflix. Senti, approfitto per ringraziare Mondani, Bellavia, Amadore, a nome di tutti i siciliani che vi leggono, per il coraggio, per la libertà e per il fatto che ci raccontate le cose. E questo, insomma, è una bellissima cosa, e quindi grazie. Mi faccio io grazie portavoce dei tanti siciliani che stiamo cercando ancora le verità, e come sempre io ringrazio il mio editore che mi dà la possibilità di poterlo fare. Grazie anche ad Antonio Ingroia che ci mette la faccia quando lo invito e non mi dice mai di no, e quindi lo ringrazio. Paolo, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie. Grazie a Paolo Mondani, Antonio Ingroia, Nino Amadore, Enrico Bellavia, abbracci, abbracci, grazie mille.